Mosè dunque chiamò tutti gli anziani di Israele e disse loro: «Andate a procurarvi degli agnelli per le vostre famiglie e immolate la Pasqua. Poi prendete un mazzetto di sopo, intingetelo nel sangue che sarà nel catino e con quel sangue spruzzate l'architrave e i due stipiti delle porte». Perché è così importante studiare il libro dell'Esodo come cristiani? Perché l'Esodo fa anche parte della nostra storia. Se lo osserviamo meglio, troviamo tante somiglianze tra l'Esodo dall'Egitto e la morte di Gesù. Le ossa dell'agnello della Pasqua non dovevano essere spezzate, come allo stesso modo neanche le ossa di Gesù furono spezzate. Il sangue dell'agnello della Pasqua doveva essere infatti spruzzato con il gammo della pianta di sopo e alla crocifissione di Gesù. L'aceto venne portato alle sue labbra con il gammo della pianta di sopo. Il sangue dell'agnello fu spruzzato sopra e ai lati della porta e finché le persone erano coperte con il sangue, erano al sicuro. E in effetti la Pasqua può anche essere chiamata copertura, coperti infatti dal sangue dell'agnello, sopra e ai lati. Allo stesso modo siamo coperti dal sangue di Cristo, l'agnello di Dio. Ecco come lo studio di Esodo ci rivela simboli e particolari che ritroviamo nella parte finale della vita di Gesù. Proprio a confermarci, se ce ne fosse ancora bisogno, che possiamo fidarci di quello che ci chiede il nostro buon Padre e continuare a coltivare il nostro rapporto personale con Gesù, che ci ha donato la liberazione dalla schiavitù del nostro nemico. Ti serve ancora qualcosa? Se così fosse, rileggi il capitolo 12 e tutto il libro di Esodo che narra le vicende di un popolo che non sapeva vedere ed apprezzare le grandi cose che Dio faceva per loro nonostante tutto, e cerchiamo di non cadere nello stesso errore. Che Dio ci benedica e buona giornata!